Dicono che in Italia ci sia la crisi, eppure ogni volta che mi trovo magari ad uscire e sto in qualche locale italiano, noto che sono quasi tutti pieni. Allora io non capisco, se tu sei disoccupato come fai ad avere soldi per poter spenderli in un locale, in una bottiglia di spumante o quello che è? Maledetto! Significa che tieni qualcuno alle spalle che ti paga, ti danno magari a 30 anni ancora la paghetta? Non lo so, però quello che vedo è che i commercianti si lamentano e dicono che c'è crisi, i ragazzi si lamentano e dicono che non c'è lavoro, però vedo tutti che spendono e i ragazzi che nonostante tutto non studiano, non fanno una cippalippa e spendono lo stesso e non hanno un lavoro. Com'è mai possibile una cosa del genere? Come fai a non avere un lavoro e a spendere? Che fai? Non ti vergogni? Io al posto tuo mi vergognerei, anche perché quando io vado in un locale e spendo, io so quello che sto spendendo, so da dove sono usciti questi soldi. Non ti vergogni? È un messaggio proprio per te. Io mi vergogno, il solo pensiero di svegliarmi, di non andare al lavoro, qualunque esso sia, mi farebbe stare malissimo. Piuttosto io scendo e vedo come fare per cambiare la mia vita. Odio le persone che si lamentano e che dicono che non c'è lavoro. Così come a Londra, così in Italia, così in Spagna. È una regola generale. Cacciate le palle, non siate dei bambocci.